chiedere di nuovo Tescaroli. Allora, se, come ha detto l'avvocato Malaventa, la prescrizione è un istituto che garantisce il processo corretto e non che si allunghi troppo nei tempi, ecco, allora sembrava quasi però di capire che la durata delle indagini è tutta colpa dei PM, la responsabilità del PM, è così, abbiamo un PM che chiediamo. C'è una voce diffusa, lanciata da più organi di informazione, che sostanzialmente afferma che le indagini durano, come ricordato l'avvocato, almeno quest'oggi 4-5 anni. In realtà le cose stanno in maniera un po' diversa, perché le indagini durano mediamente, no? Massimo durano 18 mesi dal momento in cui la persona indagata viene iscritta nel registro apposito. Possono diventare 2 anni per i reati particolarmente complessi. Che cosa accade nel concreto? Che per tutti quei fatti, e sono la maggioranza, che vengono trattati, quelli che vengono definiti con il decreto di citazione a giudizio che emette il pubblico ministero in conclusione delle indagini, entrano come una sorta di imbuto. Cosa significa? Significa che vengono concluse le indagini entro 18 mesi, viene chiesto al presidente del tribunale di fissare un'udienza e questa udienza non viene fissata e non viene, e passano anni, 2-3 anni prima che venga fissata l'udienza. Questo è diffusissimo, io ho lavorato per 18 anni alla Procura della Repubblica di Roma, in quella realtà l'imbuto che si viene a creare per la parte dei fatti che vengono trattati, quelli per i quali si procede con un decreto di citazione a giudizio e non si passa attraverso l'udienza preliminare. Quindi si tratta di tutti quei reati che sono puniti con pena massima di 4 anni e per una serie di altri reati tassativamente individuati. E allora questa è una disfunzione che non è certamente imputabile al pubblico ministero che non fa indagini per 4-5 anni, ma viene surrettiziamente trattenuto il procedimento in fase di indagini perché non viene fissato il processo. Allora il problema è di natura diversa, è una questione di disponibilità di risorse. Se ci fossero più magistrati, togati, se ci fosse un numero adeguato di personale amministrativo, cancellieri, ufficiali giudiziari che sono disponibili ad aumentare il numero delle udienze, certamente il processo sarebbe molto, molto più celere, e questo non va certamente addebitato comunque all'incuria del pubblico ministero. Ma ragionando su questa lunghezza d'onda, e per tutti gli altri processi che richiedono un'udienza preliminare, io mi chiedo quale possa essere l'utilità di procedere ad un vaglio intermedio tra l'indagine e il processo, deputato ad accertare la responsabilità o meno dell'imputato o dell'imputato. Cioè un filtro, un'udienza preliminare, che si traduce in molti casi in una stagnazione del procedimento nella fase di udienza preliminare, in attesa di un giudizio del giudice per l'udienza preliminare se procedere o meno al processo. E qui vi è una sottrazione al termine di prescrizione estremamente significativa,
mancanza ragion d'essere, perché non si produce un verdetto sulla responsabilità, è un verdetto sul filtro, è un filtro per stabilire, ripeto, se si debba o meno celebrare un processo. E sicuramente è più razionale pensare a una strutturazione dell'ufficio del pubblico ministero con appartenenti a quell'ufficio più preparati professionalmente o in numero maggiore, che possano vagliare più attentamente con una visione, con una prognosi di riuscita o meno del processo, più accentuata magari di quanto viene fatto oggi, per in questo modo snellire la tempistica del processo e fare in modo di concentrare i processi a quelli che tendenzialmente sono destinati a concludersi con una condanna, cercando di eliminare la celebrazione di quei processi che sono privi di una adeguata. La proposta sarebbe quella di eliminare l'udienza preliminare? Sì, io credo che si debba ragionare in questa direzione, perché l'utilità che viene data dall'udienza preliminare è un'utilità marginale, cioè non, come dire, è un filtro. Allora, per determinati reati questo filtro viene eliminato per quelli meno gravi, ma per quelli puniti fino a 4 anni, da una pena massima di 4 anni e per una serie di altri casi tassativi di delitti. Non esiste questo filtro. E abbiamo questo imbuto di cui dicevo in precedenza. Cioè che se il tribunale ha non fissato. Non fissa l'udienza. Avendo bloccato il processo per 1, 2, 3 anni. È così. Un'indagine, questa è la realtà. Poi per gli altri fatti, quelli puniti con sanzioni più gravi, non si arriva al processo perché si deve passare attraverso l'udienza preliminare. Che a volte dura anche anni. Che a volte in concreto dura anche anni. Cioè, a me sembra che non si possa rinunciare a questo tipo di segmento processuale. A questa cosa ne aggiungo un'altra, che per ora, finché non entrerà in vigore il blocco della prescrizione dal primo gennaio del giudizio, ricordo un'altra cosa, che i tempi di prescrizione non decorrono, la prescrizione non si calcola dall'inizio delle indagini, ma dalla commissione del reato. Le indagini possono a volte cominciare 2, 3, 4 anni dopo la commissione del reato e quindi ai tempi del processo si aggiunge anche il tempo, gli anni in cui il reato non era emerso. Questo nei casi di corruzione. Maravilla faceva l'esempio del poveretto che non va a una radiolina al supermercato. Io questi esempi non ne ho trovati. Ho trovato invece molti politici che avevano fatto franca con la prescrizione perché appunto dopo aver fatto un reato di corruzione o di concussione sono stati scoperti soltanto 2, 3, 4 anni dopo, le indagini sono durate altri 2 anni e poi dopo forse c'è fuori anche il filtro dell'udienza preliminare eccetera eccetera, alla fine con i 3 gradi di giudizio. Molti casi, anche clamorosi, ne faccio un nome, il sistema Sesto Penati, è stato vanificato, cioè tutto questo lavoro è stato vanificato perché la prescrizione ha impedito di arrivare a una definizione o di colpevolezza o di innocenza, in questo caso di Filippo Penati, che era appunto un ex Sesto San Giovanni e poi via via presidente della provincia di Milano e responsabile della segreteria del PD nella sua ultima fase politica. Ecco, cioè, mi pare che i casi notevoli che io sono venuto a conoscenza sono appunto decine di processi finiti con la prescrizione non per reati bagatellari, ma per
salute della democrazia, no? Perché quando le indagini riguardano fatti gravi di corruzione e concussione, questo anche, diciamo, minano, avvelenano la qualità della vita democratica, anche impedendo di arrivare ad una definizione di innocenza. Cioè io non obbligatoriamente voglio vedere la condanna del politico, voglio anche avere la certezza che invece no, era innocente. La prescrizione mi impedisce di sapere questo, lascia nel dubbio l'opinione pubblica, i cittadini, gli elettori, quello là va in giro dicendo sono stato assolto, perché poi diciamo il biglietto da visita che si vende, la prescrizione viene sempre venduta come fosse una soluzione, in realtà non sappiamo, magari sarebbe stato davvero assolto, no? Ma siccome non ha rinunciato alla prescrizione, cosa che ogni imputato può fare, rinunciare alla prescrizione e pretendere la celebrazione del processo anche oltre i termini di prescrizione. Non ho mai, in casi rarissimi, ho visto personaggi di rilievo che rinunciano alla prescrizione, incassano la prescrizione e poi vanno in TV a dire: avete visto? Vergognatevi, mi avete torturato per anni e io sono stato assolto. E invece non si chiama prescrizione. Va bene. Sono me stessa che non è stato assolto per quattro minuti delle sue accuse e per scritto solamente per due, quindi qualche ora c'era stato assolto ormai, questo fa niente. Allora, intanto, sono messa la sentenza preliminare, facciamo che il deputato deve dire la verità su dove stiamo, facciamo prima un giudizio, vediamo la postazione. Che fosse troppo
come dicono 15 anni, non ho ancora avuto una sentenza definitiva. Quindi ogni caso va esaminato per quello che c'è, per questo può essere modulata, sistemata, può essere aggiustata, può anche essere eliminata dopo il primo grado di giudizio. Vogliamo fare così? Allora il giudice che fa per prolungare il processo oltre il limite ragionevole. C'è la spessore che passo sul disciplina e sarci scelto. Deve avere un deterrente. Dovrebbe vertere su profili di mera decisione.
invece c'è una forza espansiva del giudizio della Corte di Cassazione che trasforma anche questa porzione del percorso dell'accertamento della verità in un vero e proprio grado di giudizio. Ma poi non è finita lì, perché abbiamo anche la giurisprudenza europea che può comportare delle conseguenze sul verdetto che è stato emesso in via definitiva dalla Corte di Cassazione. E mi sembra che sia un percorso in sé troppo ampio e probabilmente conviene ragionare in termini di creazione di due gradi di giudizio. Uno destinato all'accertamento della verità, all'acquisizione delle prove, l'altro finalizzato a prendere in considerazione le eventuali nuove prove e a valutare i profili di legittimità che attengono alla prima fase del processo. Mi sembra che sia una, come dire, un'organizzazione alternativa a quella attuale che può anche essere ben coniugata con la tutela delle garanzie importantissime a difesa dell'imputato. E vorrei fare un'aggiunta a quello che ho detto in precedenza. L'avvocato Malavita ha fatto riferimento al fatto che l'udienza preliminare è importante perché offre lo spazio ai riti alternativi. Sicuramente i riti alternativi sono utili, ma non sono, ma possono non essere necessariamente collegati, possono anche essere svincolati dall'udienza preliminare. Già il patteggiamento avviene anche con udienza quando è in fase di indagine che prescinde da quella preliminare, e il giudizio abbreviato, che è un altro dei riti alternativi, può essere celebrato non davanti al giudice di udienza preliminare, ma davanti al giudice del dibattimento. Il punto è quello di perfezionare l'attività del pubblico ministero, renderla più rispondente a criteri di completezza nella ricerca delle prove, nel rendere maggiormente professionale l'agire del pubblico ministero, perché di fatto anche in termini percentuali le pronunce di le sentenze di proscioglimento in fase di udienza preliminare sono veramente poche, e se rendiamo più qualificata l'attività del pubblico ministero, rinunciare all'udienza preliminare e andare direttamente al processo, io credo che non pregiudica i diritti di difesa dell'imputato. Che andiamo all'appello, poi facciamo voglio dire, sono ragionamenti che non minano le garanzie sotto il profilo sostanziale, perché l'imputato deve poter difendersi nel processo a 360 gradi. Io non parlo di ostacoli all'esercizio del diritto di difesa, perché non, cioè, bisogna che intendersi su ciò che è tutela della garanzia. Io non sono pervicaci sostenitori della necessità della difesa dell'imputato. Grazie. E interpreto è un dovere fondamentale, e interpreto il ruolo del pubblico ministero non come in fase di indagine, non come quello dell'accusatore. Il pubblico ministero deve cercare le prove anche a tutela dell'indagato, e nell'attività del pubblico ministero il ricorso alla richiesta di archiviazione, almeno per me, è molto frequente, perché si affronta il processo solo quando, attraverso un giudizio prognostico, viene ragionevole, se non quasi certezza, almeno lo stato degli atti, di poter giungere alla pronuncia di condanna. Altrimenti non ha senso andare avanti il processo. Allora, se la logica è questa, andare
io penso che sia un ragionamento che non colline con l'esigenza fondamentale, ripeto, della garanzia. Un processo nel quale, di primo grado, nel quale all'indagato, all'imputato, è consentito a 360 gradi di chiamare e di indicare le prove a proprio discarico, che possano incidere sulla prospettazione di accuse, è una garanzia irrinunciabile, fondamentale, e che lo tutela appieno, perché lo scopo del processo non è quello di far prescrivere o di non eseguire la sanzione penale. Lo scopo del processo è accertare la responsabilità ed eseguire le sanzioni quando c'è il riconoscimento della penale responsabilità. E invece nel nostro sistema accade esattamente il contrario, perché le sanzioni di condanna non vengono automaticamente eseguite quando non superano i tre anni, viene le sospende. E allora ha un senso celebrare un processo che ha costituzionalmente una funzione punitiva, perché lo dice l'articolo 25 della Costituzione: non si può essere puniti se non in virtù di una norma che entra in vigore prima del fatto commesso. Ha senso celebrare un processo quando poi non si esegue la sanzione di condanna, e la più parte delle condanne è contenuta nei limiti di tre anni. E questo, come dire, è un paradosso. E poi abbiamo processi che vengono celebrati, moltissimi processi che vengono celebrati, in cui non si sa se un imputato è colpevole o innocente, perché c'è la mannaia della prescrizione. È illogico che noi cittadini sosteniamo un costo pagando le imposte per far celebrare i processi, per pagare i giudici, per pagare gli appartenenti delle forze di polizia, per pagare i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, quando non otteniamo il risultato per il quale investiamo. E allora, se questa domanda, come dire, tutelare le fondamentali esigenze di difesa, perché è un valore costituzionale imprescindibile, ma al tempo stesso creare le condizioni perché si sa, perché la società sappia se un imputato è innocente o è colpevole, e perché poi, una volta che è stata irrogata la sanzione penale, la stessa venga espiata. Mi sembrano logiche elementari, ma invece in questo termine non si aggiunga nessuno, mi sembra ragionevole.